Benvenuti cari amici mobileOS.it, quest'oggi facciamo la recensione finale delle Lumia 950XL, dispositivo che si presenta con display da 5,7 pollici, 518 ppi, risoluzione QHD, quindi 2560x1440 pixel e schermata Glance per avere sempre disponibili tutte quante le informazioni e le varie notifiche direttamente a schermo, quindi non è presente il LED di notifica. Processore Snapdragon 810, 64 bit, Octa-core, un processore che ha fatto parlare molto di sé, poi ne parleremo, ma memoria RAM da 3 GB, interna da 32 con espandibile appunto tramite slot microSD fino a 2 TB, fotocamera posteriore da 20 megapixel con triplo flash LED e ottiche Carl Zeiss, la anteriore da 5 megapixel, tasto fotocamera dedicato sul lato destro. Batteria da 3340 mAh, removibile, e connettore USB di tipo C, connettività poi Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS e 4G, e naturalmente Windows 10 Mobile, con Office, Cortana, OneDrive, tutto quanto, diciamo, il pacchetto solito di Office. Allora, facciamo subito una chiamata, in questo caso facciamo una chiamata al 40916, avendo una SIM TIM all'interno, viva voce. Buon pomeriggio. Vuoi ricevere 120 euro di bonus per parlare via SMS verso i numeri TIM fissi nazionali? Per maggiori informazioni, premi 0, altrimenti resta in linea per il tuo credito residuo. Ecco qua, insomma, questo per quanto riguarda il via voce. Devo dire che, insomma, è un audio, non è che mi abbia convinto, non mi abbia convinto così tanto, cioè nel senso, sì, non è un audio malvagio, in via voce comunque ci sentono bene, ma insomma, non mi aspettavo cose di più da un top di gamma, mettiamola così. Faccio sentire anche una canzone, così ci rendiamo conto ancora meglio dell'audio. Andiamo su Groove Musica. Mettiamo il volume massimo. Quindi, insomma, un audio, come avete visto anche adesso dalla canzone che vi ho fatto sentire, che non mi ha convinto a fondo, un audio, diciamo, di qualità media, ecco, non di più. Invece sicuramente molto meglio la parte fotografica, probabilmente una delle migliori parti, uno dei migliori comparti che abbiamo mai visto su uno smartphone. Ripeto, 20 megapixel, triplo flash LED, RGB, ottiche Carl Zeiss, stabilizzatore ottico di quinta generazione e tasto fotocamera dedicato. Messa a fuoco veramente, veramente buona. Se andiamo praticamente, ecco qua, posso usare anche naturalmente il tasto di scatto, vedete, molto molto rapido, quindi nessun problema da questo punto di vista, messa a fuoco e rapidità di scatto ottime. I video vengono registrati fino in 4K, sono buoni, fotocamera secondaria, invece per quanto riguarda invece i selfie, buona, 5 megapixel, peccato che manchi però il flash LED frontale, sicuramente avrebbe aiutato. Per il resto abbiamo un po' di filtri e poi le varie impostazioni, ma direi poca roba, JPEG, usa impostazioni del flash, video, risoluzione massima, appunto possiamo scegliere fino alla 4K, e viene appunto preimpostato con la Full HD. Poi qui qualche altra impostazione, come per esempio l'esposizione, la scena, il bianco e quant'altro, il flash e fotocamera frontale e posteriore. Andiamoci allora a vedere le foto che abbiamo realizzato con questo prodotto. Ok, eccoci qua. Questa ho fatto. Ok, perfetto. Abbiamo fatto delle foto. Abbiamo attivato, diciamo, tra virgolette, le foto live. Fanno questo effetto, un po' di foto live che abbiamo già visto su altri prodotti. Quindi una foto che, diciamo, prende vita quando si vanno a vedere.
Poi ci andiamo a vedere il video con tutta calma, ne ho fatti diversi anche in Full HD e in 4K, poi metterò tutto quanto come sempre su YouTube. Per quanto riguarda invece le foto, devo dire che sia di notte che di giorno, come state vedendo, le foto sono davvero di ottima qualità, darei davvero un voto alto alla fotocamera Resen su questo Lumia 950XL, direi anche un 9, perché le foto sono veramente veramente carine, si sentono, scusatemi, si vedono molto bene, e i video invece, per quanto riguarda i video, si sentono molto bene, buon audio e anche soprattutto, scusatemi, una buona ripresa. Ecco qua, siamo alla risoluzione massima con il Lumia 950XL, vediamo un pochino come si comporta. Andiamo a fare zoom, ah no, in questa modalità zoom massimo è questo, non riusciamo a farne di più, torniamo allora indietro, anzi non lo facciamo proprio, vedete, provo a fare zoom ma non va, quindi questo è il massimo che si può fare. Vediamo un po' di cambiamenti di luce, destra, sinistra, e poi come sempre fidiamo su qualcosa di più ravvicinato. Ecco qua, questo è quanto quindi per il comparto fotografico del telefono, veramente un ottimo comparto. Già che ci stiamo, andiamo allora a parlare ancora di display, introduciamo il discorso riguardante il display. Allora, vi ho già detto che stiamo parlando di un display di QHD, quindi con una risoluzione davvero eccellente, vi ricordo 5,7 pollici di diagonale, 2560x1440 pixel, tipologia, tecnologia AMOLED. Devo dire che i neri sono davvero buoni, profondi, ma mi aspettavo sinceramente qualcosina di più, considerando per esempio che siamo su un AMOLED e la differenza tra la cornice e il display comunque visibile. Mi sarei aspettato una maggiore, una migliore differenza, ecco, tra il display e la cornice, sinceramente. Detto questo, però, comunque il pannello è di ottima qualità, si vede molto bene sotto il sole, molto luminoso, il sensore di luminosità infatti si comporta bene, non è per niente pigro, anzi devo dire che risponde molto bene ai vari cambiamenti ambientali. E poi classica foto con i vari colori, molto molto vivi, bella, angoli di visione devo dire interessanti, quindi ci siamo sotto questo punto di vista. Anche la risposta ai tocchi sul telefono è buona, ma adesso ne andremo a parlare un attimino meglio, perché ve la faccio proprio vedere in un messaggio, guarda, andiamo a scrivere qualcosina. Quindi insomma, anche dal punto di vista del display il telefono c'è, non ci sono grosse problematiche e ci siamo trovati sicuramente molto bene da questo punto di vista. Andando a scrivere un messaggio, eccoci qua, proviamo a scrivere anche magari un pochino rapidamente, ma vedete, ok, ho fatto un piccolo errore, e il telefono comunque riesce ad essere molto molto comodo nella scrittura, risponde bene ai nostri tocchi, c'è sempre questa zona, questo pallino per spostarsi velocemente destra sinistra o magari di un carattere, lo trovo molto molto utile, comodo e funzionale. Per quanto riguarda invece la ricezione, non ho avuto alcun tipo di problema, ripeto, chiamate in via voce che si riescono a fare, ma con un audio non altissimo, molto meglio invece dalla capsula auricolare, e ricezione buona sia dal punto di vista del wifi sia dal punto di vista del 3G 4G. L'unica cosa che posso dirvi riguardo il wifi è che rispetto ad altri dispositivi che testo sempre qui nella solita zona dove faccio le recensioni, prende sinceramente una tacchettina in meno, quindi forse un'antenna stranamente non così potente, ma comunque riesce a navigare tranquillamente senza particolari problematiche. Ma ecco, giusto questa cosettina, ricezione buona ma forse non ai massimi livelli per quanto riguarda proprio il wifi. Bene, detto questo, allora direi di andarci a soffermare adesso ancora un pochino riguardante per il discorso appunto riguardante il software e l'hardware. Snapdragon 810 64 bit octa core, un processore che ha fatto parlare molto di sé per i vari problemi che ha dato su vari dispositivi di Sony non solo, per appunto riguardanti il fatto che il processore scalda particolarmente, e quindi alle volte addirittura i telefoni che montavano quel tipo di processore, perlomeno con Android a bordo, andavano in blocco, si resettavano, si riavviavano, comunque cercavano di limitare le prestazioni del processore. In realtà su questo Lumia 950XL grosse problematiche non ci sono, è vero che se giochiamo, facciamo sessioni di gioco un pochino lunghe, il dispositivo comincia a scaldare un pochino in questa zona, quindi cosa strana, in genere si sente molto meno un calore con i Lumia rispetto ad altri prodotti di appunto altre aziende.
Diciamo quindi che sicuramente non ci sono grossi problemi con lo Snapdragon 810 sul Lumia 950 XL, ma sicuramente si sente un po' di più il calore rispetto, ecco, a un Lumia classico, per esempio al 950 che abbiamo già provato e che non mi ha dato sinceramente queste sensazioni. Bene, detto questo, andiamo avanti, andiamo allora a questo punto a provare Microsoft Edge, il nuovo browser dell'azienda americana. Vediamo un po' come si comporta il dispositivo. Facciamo una cosa, andiamo direttamente questo è il nostro sito, perfetto, va bene, il nostro sito, ecco qua, direi che non ci sono particolari problemi. Proviamo ad aprire un articolo, non so perché si vede più piccolino il nostro sito sui Lumia rispetto a tutti gli altri prodotti. Ecco, bisogna fare magari un pochino di zoom, ma poi una volta fatto quello si riesce benissimo a navigare, non si hanno grosse problematiche. Andiamo un attimino anche su Repubblica, vediamo come si comporta il dispositivo. Devo dire che Edge si comporta discretamente bene, senza grosse problematiche. Mettiamo la versione desktop per quanto riguarda Repubblica, senza troppe grosse problematiche, ma forse perlomeno sui dispositivi più per esempio sul Lumia 550 ho visto che non è proprio fluidissimo in alcuni casi. Anche con questo Lumia 950 XL sì, è fluido e quant'altro, ma alle volte qualche piccolo problemino c'è. Con Explorer non c'era, segno che Edge è un buon browser, ma deve essere ancora un pochino ottimizzato. D'altronde stiamo parlando di un software come quello di Windows 10 Mobile che ancora arriva per esempio su tanti Lumia, è disponibile solo sui nuovi, quindi probabilmente qualcosina allora bisogna attendere qualche miglioramento, qualche accorgimento in più per quanto riguarda la casa di appunto americana e per quanto riguarda appunto proprio lo sviluppo di Windows 10 Mobile. Vedete, io ho cliccato, ora non so che sia successo, ma c'è qualche problemino, vedete, non so perché, comunque ogni tanto c'è qualche problemino, qualche indecisione oppure addirittura qualche visione errata delle pagine, giusto per dirvelo, ma piano piano poi Microsoft andrà a risolvere anche questi piccoli bug, nulla di trascendentale, nulla di così grave. Andando avanti, per quanto riguarda il software, devo dire che troviamo la schermata Glance comoda, non è un LED di notifica ma è utile e è sicuramente funzionale. Abbiamo lo schermo in bianco e nero quando non abbiamo praticamente, non lo stiamo usando, quindi quando è in stand by, e possiamo lì vedere tutte le varie notifiche che ci arrivano, quindi molto molto comodo. Per quanto riguarda poi Windows 10 Mobile, è interessante l'uso della display dock che ci ha mandato Microsoft, l'abbiamo provata, poi nel caso vediamo se riusciamo a fare un video apposito oppure scriviamo direttamente un appunto in recensione, vi spieghiamo un po' meglio come funziona. È interessante perché basta collegare il 950 XL per avere un vero e proprio PC sul nostro monitor, quindi molto interessante. Poi ripeto, approfondiremo questo discorso o in un video a parte oppure direttamente con qualche riga in video, in articolo di recensione. Per il resto solita schermata con le varie tiles, ma si possono fare cartelle, si può andare a modificare tutta la schermata sotto dello start, possiamo andare per esempio in impostazioni, eccoci qua, entriamo qui, possiamo andare per esempio su schermo, come stavo dicendo, per adattare il livello di luminosità, possiamo fare diverse cose, notificazioni, per esempio per andare a controllare la tendina delle notifiche, che sarebbe questa qui, molto funzionale, adesso comprende davvero tantissimi toggle. Per il resto devo dire che possiamo anche mostrare o no le varie notifiche. Risparmia batteria, poco utile su questo telefono, anche se è buono che ci sta, perché praticamente con i suoi 3340 mAh riusciamo tranquillamente a coprire la giornata senza dover attivare. Magari, ecco, se vogliamo arrivare oltre le 10:30-11 di sera potrebbe servire, in quel caso magari attiviamolo. Per il resto poi informazioni su, giusto per farvi vedere che abbiamo il Windows 10 Mobile, RAM installata 3 GB, Lumia 950 XL e poi un po' di versioni, firmware e quant'altro, ma direi che siamo con Windows 10 Mobile. Per il resto, vabbè, cose classiche, la personalizzazione, ecco questa sì, magari la personalizzazione dello start e della schermata di blocco, si può andare a mettere lo sfondo, si può mostrare più riquadri, si può andare a cambiare i colori, i suoni e schermata di blocco per andare a modificare la schermata.
Ah, ok, perfetto, mi si è scaricata la batteria, però per fortuna sono arrivato alla fine, gli ho fatto vedere un po' tutto. D'altronde oggi, vabbè, oggi l'ho stressato talmente tanto che è giusto che è finita la batteria, ma ho fatto davvero tanti stress test, quindi sono le 3 di pomeriggio, ma non vi preoccupate, oggi l'ho usato forse dalle 8 di questa mattina alle 3, senza un attimo di respiro, quindi ci può stare. Detto questo. E non l'ho nemmeno caricato stanotte, l'ho caricato ieri sera, quindi l'ho staccato ieri sera, l'ho portato in giro, quindi magari sono già quasi 24 ore. Vabbè, niente, quindi in sostanza cosa dire allora di questo Lumia 950XL? Un dispositivo interessante, costa 699 euro, ci sono già però degli sconti su Amazon e anche altri store che poi vi andremo a mettere. L'unica pecca ancora che è disponibile, che c'è, che è presente ancora su Windows Phone, in questo caso Windows 10 Mobile, è il gap che c'è tra lo store di Apple e quello di Google rispetto a quello di Microsoft. Quando si andrà a colmare questo gap che c'è, allora, secondo me, questo telefono potrebbe essere davvero un competitor molto molto importante per appunto Apple e i produttori di smartphone Android, perché con il nuovo software va ad avvicinare il mondo tablet e computer allo smartphone. Poi è un tutt'uno, la DisplayDock è veramente interessante, quindi Microsoft quest'anno deve concentrarsi assolutamente per incrementare e migliorare la qualità dello store. Direi quindi che è tutto per questa recensione, ci vediamo alla prossima, cari amici di mobileOS.it. Ciao!